Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Sì, lo so, ogni tanto è bello fare una chiacchierata, soprattutto in questo periodo che non ho molti amici da conferirmi, poi un sacco di cose sia belle sia brutte che mi stanno un po' circondando dappertutto. In questo momento, ragazzi, se non lo sapete, cioè, molti di voi lo sanno, molti di voi no, facciamo 50 e 50. Sono nella mia casa in campagna e sto vivendo, come dire, un po' da galera e un po' da normale. Cioè, praticamente io vado nel mio posto, che è qua giù, a 2 minuti da qui, non sono tanti, e vado nel mio posto, a volte faccio qualche storia su Instagram di come sto nel mio posto e vario. Però c'è una cosa che magari non cioè, a volte ve lo dico velocemente nelle storie e non riesco mai a approfondire un discorso fatto bene. Perché praticamente chi trova un amico trova un tesoro, ragazzi. E invece di stare, avete visto, ragazzi, invece di stare magari per ore, praticamente il discorso è questo: che mio zio mi ha sempre insegnato che stare davanti a uno schermo quando puoi uscire e magari goderti i tuoi amici, vuoi stare davanti a uno schermo e non vedere nessuno. Poi quando arriva questi momenti che ti accorgi che quando arriva questi momenti che ti accorgi che questa pandemia sta diffondendosi, ora sta calando, grazie a Dio. Quindi, grazie Dio. Quindi, ragazzi, cioè, secondo me, ragazzi, il tempo non va buttato via. Non va buttato via nel vero senso della parola, perché se lo butti via, il tempo non tornerà mai indietro, andrà sempre avanti. Ok, siamo all'inizio di aprile, lo so, e vabbè, ci può stare tutto quello, però ragazzi, bisogna stringere i denti e non è che uno si diverte, uno no. Uno sì, uno no. Cioè, la regola è vale per tutti. Io sto a casa? Bene, anche te stai a casa. Io sto a casa? Bene, anche te stai a casa. E via discorrendo. Perché in tutto il mondo, ragazzi, è così ora. Non è solo in un paesino, nell'altro paese, no? E praticamente, ragazzi, secondo me è l'ora di darsi una svegliata. Poi ho qua una cosa che dopo a fine video vi farò vedere. Però vi chiedo una cosa da fare che è molto semplice, non costa nulla, secondo me è un compito che magari vi sviluppa anche il cervello. Allora, cosa ho pensato? Di scrivere 10, magari prendere anche un foglio di carta e scriversi magari i sogni da fare più in là, tipo, che ne so, magari un domani, non parlo di domani, l'1 aprile, mercoledì 1 aprile alle 9:45 potete fare quello che volete, perché a me mi manca sia la mia bici, tante mie cose che ho a casa, le ho lasciate e non ho potuto dare un vero e proprio saluto, la mia stanza dove registravo tanti video, ora è ferma, non la vedrete non so per quanto tempo e speriamo che tornerò in stanza più possibile, prima possibile, perché no,
Regà, non avete idea quanti video voglio registrare? Qui, mamma mia, cioè, posso creare anche altri 200 canali da quanti video ho in mente e devo realizzare. Però per realizzarli, ovvero, approfitto questo momento per dirvi che io, ragazzi, dovete farlo anche voi. Ecco, sì, il discorso di prima. Vi volevo dire che voglio vedere all'interno dei commenti, visto che quasi nessuno scrive i commenti. Ecco, provate a scrivermi qualche cosa e a dire: guarda, scrivere 10 cose che volete fare un domani o che avete già fatto oggi, tipo, e renderlo magari cartaceo. Per esempio, guarda, io mi metto a fare un disegno, mi metto a fare i compiti, studio, poi aiuto la mamma in casa, per esempio cucinando, facendo la lavatrice e tante altre cose che magari carine che vi occupano un pochino di tempo per non pensare a questa brutta pandemia che sta coinvolgendo tutta l'Italia tutto a un tratto. Cioè, fino a un mese fa, quando a febbraio, per esempio, si parlava di Sanremo, regà. E cioè, ce ne rendiamo conto di come è veloce. Ci sono persone che magari anche se la pigliano per delle cose stupide, perché un pomeriggio non si potrà uscire. Il sabato sera i magari più grandi, io no, perché ho 14 anni, non è che 14 anni vado al casinò e vado a bere, anche se lo vorrei fare, però non è così. Ogni regola ha il suo tempo e ogni tempo ha la sua regola. Questo vale per tutti, quindi ragazzi io vi vorrei leggere una cosa che mi ha regalato un mio amico a scuola, grazie Gabriele, se ci sei un pollice in su. Magari, ecco, prima di leggermi la cosa, volevo dirvi una cosa, magari sentitevi con gli amici, non guardate quelle cose stupide, che una mischiarata ci sta, perché per l'amor di Dio, non esageriamo. Chi non guarda le stupidaggini, dai, le guardo anche io. E qualche pischellina mi tocca vederli, qualche giornale, qualche rivista. Ecco, voi ora siete in questo stadio, non ne potete uscire, non avete il modo di uscirne. Fate, cucinate, aiutate a fare giardinaggio, che al balcone si metta lì con non lo so, ordini un. Tipo, apri YouTube? Bene, io apro YouTube, oppure c'è anche, boh, tipo sulla 8, ieri sera ho visto un programma di cucina che mi è piaciuto molto, è abbastanza lungo, è durato, con Bruno Barbieri, si intitola 4 Hotel, non è più un programma di cucina, sostanzialmente è un programma che, come dire, vanno in questi 4 hotel con Bruno Barbieri e gli altri, giudicano com'è la stanza, com'è il mangiare, che voto dare al posto. Ecco, guardate tipo anche quei programmi, quelle cose che non riscoprite magari le passioni facendo magari un gioco. Con le vostre famiglie, ecco, cioè, potrei stare ora a parlarvi perché di cose ce ne avrei infinite, però ragazzi, sapete che nulla è eterno e nulla sarà eterno. E questo preclude un po' tutti noi io, nella vita di oggi, perché nella vita di oggi chi è giovane e è abituato a uscire. Dice voglio uscire, voglio uscire, voglio uscire, ma
Se non può, cioè, siamo tutti sulla stessa barca e nessuno, se non si scende tutti, non scende nessuno. Questo è poco ma è sicuro. Allora, ragazzi, io chiudo perché non ha senso dilungarmi troppo, ora lo pubblico subito. Però, ragazzi, fatemi questo piacere enorme che chi trova un amico trova un tesoro anche tramite questi, magari ci siete fissi appiccicati, anche io ci sono fisso appiccicato. Per esempio, ragazzi, mi racconto questa: mia mamma mi controlla un pochino più spesso il telefono, ma io non glielo voglio fare controllare. Allora, lei ha una password tutta sua nel mio telefono e io purtroppo ci posso accedere solo con il dito. Ma però io piano piano sto capendo che la mamma ha ragione, cazzo, a mettere la password proprio tutta sua, perché magari molte cose non le capiamo da piccoli, ma poi quando si capiranno. Però non è vero, c'è chi le capisce immediate e poi se ne scorda, c'è chi le capisce dopo tanti anni e non se le scorda più, e c'è chi le capisce detto una volta e c'è chi le capisce per sempre. Io sono nel mezzo, ecco, tra il rosso, il verde e il bianco. Va bene? Vi voglio leggere questa. Ecco, scrivete cosa. 10 cose nei commenti che volete fare un domani, che potete progettarlo nella carta. Tipo, voglio suonare il piano, cosa che a me non mi piace, ma potrà piacermi. Voglio imparare a suonare il piano? Bene, lo acquisto. Sempre lo acquisto, gli dico la via ad Amazon e praticamente impara a suonare il piano. Però, ragazzi, scrivete qualcosa di positivo nei commenti, non di stupido, che un canale YouTube non deve essere stupido. Va bene, qualche bischerata c'è qua. Però, ragazzi, bisogna essere positivi. Quindi scrivete questi 10 cose sui commenti che io vi metterò un cuoricino. Però che non è che le dovete scrivere per tanto per fare, perché le volete realizzare voi davvero. Non perché, guarda Tommaso, avevo voglia di scriverlo perché non avevo da fare niente, avevo studiato tutto, allora te l'ho scritto. No, quello che volete fare veramente. Tipo, io da grande ragazzi sto pensando che magari vorrei andare a vivere da solo e crearmi una casa tutta mia, spaziale. Ci arriverò, ma prima bisogna partire dalla testa e arrivare. Arrivare al vero. Un giorno, quando si parte da qui, poi si arriverà quando si parte, come dire, da qui, vedete, aspettate, Madonna, telecamera di merda, non lo so, quando si, ma porca leva. Lo spacchetto? No. Allora, quando si partirà da qui, poi si arriverà qui, poi si arriverà qui, poi si fa tutto il quadrato del tavolo. Io ragazzi spero. Ah, il braccialetto vi voglio leggere. Che grazie ancora Gabriele Bacocci, grazie. Sei un grande amico. Allora, c'è scritto: questo è vero, eh? Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro. Questo, ragazzi, è
l'essenza della cosa. E bisogna prenderlo in considerazione cosa ci scrive questo, che non è una parola a caso. Veramente, ragazzi, speriamo che una volta, che un giorno ci svegliamo e questa pandemia non ci sarà più. Bene, ragazzi, io mi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è stato un po' complesso da spiegarvi tutto, ma come vedete ci si farà. Se io ce la faccio, ce la dovete fare anche voi, in tutti i sensi. Io chiudo qua il video. Se siete arrivati fino a qui del video, commentate con hashtag io resto a casa, che è un hashtag che ne varrà la pena e ne farà un cuore di noi. Tutto è bene quel che finisce bene. Speriamo che questa pandemia che ci abbandoni prima possibile. E un bacio veramente a tutti. Ok, ragazzi, capito quello che vi voglio dire? Che non è che io vi voglio veramente, cioè, ragazzi, io non è che ho voluto fare questo video per criticarvi di rimanere a casa. Non siamo in galera, siamo in casa nostra, che bisogna rispettare queste regole. Punto. Fine lì. Cioè, non è che c'è ma, se, mi, fu. Cazzo, devo dire? Nulla. Bene, ragazzi, se questo discorso vi è piaciuto, lasciate un pollice in su. Che anche di mi piace, vabbè, ce ne sono pochi, ma vabbè, vi capisco. Se è un periodo difficile, potete scrivere in direct, vi lascio qua sotto in descrizione come cazzo si chiama? Qua sotto in descrizione il profilo Instagram. La vecchiaia si fa sentire, ma Tommy ce la farà. E se ce la può fare il vostro grande Tommy, ce la potete fare anche voi. Bene, ragazzi, questo video è finito. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.